Complimenti per quella che noi abbiamo definito la miglior prestazione, la miglior versione del Genoa guidato da Andriy Shevchenko. Ma poco fa Ale non era con me, era assieme ai suoi giocatori a raccogliere gli applausi del pubblico. Si può dire che è anche una liberazione questo primo punto in casa anche per lei? Sicuramente sì, perché dovevamo dimostrare carattere oggi, squadra ha reagito bene, oggi è stato grande spirito, ha dimostrato che questa squadra vuole lottare e ha cuore. Ha cuore, ha lottato, cosa manca però? Quella qualità per renderlo più pericoloso in area? Ci sono alcuni giocatori come Melegoni che è entrato negli ultimi tempi o sono quelli di cui si parla da tanto, parliamo da tanto, che si aspetta per gennaio, per questa qualità che può rendere il Genoa più pericoloso anche in attacco? Ma cominciamo a fare scalini piano. Io penso oggi è stata grande dimostrazione di spirito della squadra, un momento così difficile siamo riusciti a stare uniti, la squadra ha reagito bene, adesso la società sicuramente ci penserà, lavorerà sul mercato e adesso abbiamo una settimana, ci troviamo 29 e poi vediamo cosa dirà. Ale, allora Alessandro, questa è una delle classiche situazioni in cui un allenatore non può che essere contento, anche, dico, è arrivato il risultato, ma anche se non fosse arrivato il risultato usciva davvero da questa partita con il sorriso, sei d'accordo? Ma come ha detto lui, scalini piano, scalini piano lui dice, no, credo che Sheva deve essere veramente molto soddisfatto, perché... È stata una dimostrazione soprattutto, io credo, dei giocatori nei suoi confronti. Credo che tecnicamente sia stata una partita non tanto bella tecnicamente, lo spirito fantastico. Tecnicamente forse c'era il campo che non aiuta Sheva, questo poi eventualmente ce lo dirai tu, ma la risposta che ti hanno dato, come dicevi tu, in un momento così difficile è stata veramente sensazionale. Pensare che l'Atalanta abbia tirato così poco in porta vuol dire che veramente siete stati bravi. Sicuramente campo non ha aiutato l'Atalanta, noi ha aiutato di più. Grazie, io veramente è stato fatto quello che abbiamo chiesto ai ragazzi oggi, di dare cuore, di lottare. Sono stati anche bravi, perché in difesa sono scivolati molto bene, comunque uscivano anche per dare giusta pressione. Certo, a noi manca un po' di lucidità, un po' di fisicità davanti, possiamo fare molto meglio, però dobbiamo lavorare e la risposta la squadra ha dato oggi, sono contento. Paolo. Sì, buonasera Sheva. Io ho visto un Genoa che ha lavorato benissimo sulle linee di passaggio dell'Atalanta. Cioè l'Atalanta non è riuscita, che ha dei bellissimi triangoli per arrivare in porta, non è riuscita a chiudere neanche un triangolo. Ha sporcato il gioco dell'Atalanta. Ha veramente sporcato il gioco dell'Atalanta in modo da togliere... Ci sono stati un paio di colpi di testa di Demiral, queste sono state le occasioni che ricordiamo. E quindi volevo un po' capire anche il lavoro al video per mettere tutti gli uomini al posto giusto su queste linee, che deve essere stato tanto questa settimana, questi tre giorni, non questa settimana. Abbiamo lavorato soprattutto su linee di passaggio, perché Atalanta comunque allarga il gioco con due o tre giocatori, poi si fanno attrarre il giocatore, poi fanno inserimento da dietro e giocano verso la punta con scarico e con due o centrocampista o mezzala che arrivano e stanno facendo questo benissimo, e abbiamo cercato di chiudere questi triangoli sempre. L'unica cosa che loro hanno veramente una buona fisicità davanti e sono riusciti ad arrivare al cross dove sono stati pericolosi. Walter, linee di passaggio, un modo intelligente per contrastare Gasperini? Saluto Andre e gli voglio chiedere una cosa. Prima della partita mi hanno fatto una domanda chiedendomi come mai non hai cambiato fino adesso il sistema del 3-5-2 o 5, come vuoi chiamarlo, e io ho detto che a mio modo di vedere gli allenatori danno dei principi
e nei momenti difficili questi principi devono essere seguiti e non cambiati. Quindi vorrei sapere da te se la tua idea più avanti è quella di continuare con questo sistema di gioco, oppure nella tua testa c'è anche un'alternativa. Sicuramente il principio oggi ha aiutato tanto, perché abbiamo lavorato quasi 2 mesi su questo sistema e i giocatori comunque lo sanno quando devono uscire, scivolamenti e copertura della area, e questo è un fondamentale per noi. E possiamo vediamo avanti quale mercato lo farà il società per valutare bene i giocatori, quelli che arrivano. Quanto e la poi, senti? Possiamo anche spostare. Ecco, quanto la sentivi questa partita, Sheva? Hai dormito ieri sera? Prima si parlava, o nei giorni scorsi, con Costa Curta, del fatto che lui alla vigilia di una partita non dormiva mai, era sempre molto agitato, non so se tu te lo ricordi. Andavo sempre in camera sua. Io non dormo. Ah sì? Io non dormo da 2 mesi. Questi giorni. Stanotte se lo può permettere. Stanotte dormicchierai un po', no? Grazie. Stanotte dormirai. Senti, l'ultima cosa, ma alla fine c'è stata quella bella scena, insomma, tu sei andato incontro a Gasperini ed eravate entrambi sorridenti, quindi tu eri contento, ma in fondo anche Gasp, che ha una forma di rispetto evidentemente anche nei confronti del suo vecchio ambiente, forse ha, come dire, accettato il risultato pensando che fosse una cosa giusta. Che ti diceva qui? No, io ho fatto complimenti a mister, perché lui ha lasciato un grande ricordo qua e sta facendo benissimo, ha una bella squadra, ha costruito sempre, dove andava lui ha costruito belle squadre. Ma lui ti ha detto bravo? Un esempio, anche lui, comunque abbiamo parlato un po' di campo e mi ha fatto complimenti anche per questa battaglia che abbiamo fatto. Bene, Sheva, grazie, vai a letto e dormi stanotte, mi raccomando. Grazie, amore. Buon Natale, Sheva. Buon Natale. Auguri.